E allora adesso vogliamo andare avanti con il programma e presentiamo i coadiuvatori della quarta edizione Book for Peace. E le tematiche affrontate sono estremamente attuali, coinvolgono a livello globale tutti noi: i diritti umani, l'inclusione sociale, la lotta al razzismo, la lotta al femminicidio. E l'edizione del 2018, ad esempio, è stata dedicata alla lotta contro la violenza dei generi. Ospite e madrina, e la ricordo perfettamente, all'evento era la splendida Jessica Notaro. La lotta al bullismo di questa edizione è rivolta alla cultura patologica, una tematica molto importante che investe nella sua drammaticità numerose famiglie. Abbiamo con noi due persone speciali che vivono la loro vita dedicandosi all'arte e alla cultura patologica, che annovera tra i suoi amici. Abbiamo una grande donna che vorrei presentarvi, che appunto è colei che ha dato anche l'idea di tutto questo, che, signore, è un'attrice che tutti voi conoscete, Marta Bifano. Pensate che Marta è stata una dei referenti più importanti di Al Pacino come attrice e come organizzatrice. So che con lui hai fatto tantissime cose, Marta. Sì, io sono contentissima di essere qui. Per me questa sala è piena perché vedo tutte le persone che con la testa e con il pensiero stanno con noi in questo momento, collegati. Sono tutti ragazzi a cui noi diamo un pochino del nostro impegno, perché in questo momento io credo che l'arte debba ricordarsi di essere a servizio, e questa è la cosa principale, e non a servizio delle proprie autoreferenzialità. Credo che questo dono che a volte si ha con attori straordinari, qui voglio annoverare la nostra grandissima Fioretta Mari, che il talento è qualcosa che ti capita e noi abbiamo il dovere di metterlo a servizio dei giovani, soprattutto delle giovani generazioni, ma anche quelli che hanno bisogno un pochino più di aiuto. Abbiamo svolto un progetto che si chiama Il Sogno Italiano Lab, non vi voglio tediare con troppe parole, e all'interno di questo progetto ho avuto l'onore di avere con me Eugenio qui presente, e il suo sogno è ballare, e grazie a Paola noi abbiamo realizzato questo sogno al Teatro Parioli e lui, Eugenio, ha ballato. Ancora sono commossa. Grazie Eugenio per quello che ci hai dato, e grazie a questi due genitori magnifici che ti seguono in tutto questo, in questo contesto. Marta, è una giornata meravigliosa creata anche da te e non solo, e quindi anche per te sarà una grande emozione. Sì, sono emozionatissima, e non volevo dimenticare che qui abbiamo il mio maestro, perché io credo che ognuno di noi debba andare in revisione, soprattutto quando ha la responsabilità di lavorare con delle persone che hanno qualche difficoltà, qualche disagio. Il mio maestro è presente in sala oggi, è Francesca Romano. Lei è un'insegnante di psicobiorisonanza, è una materia straordinaria, credo che siamo già 15 anni avanti, per cui sarà difficile parlarne. Comunque è molto attinente a quello che raccontava il nostro Giuliani, perché lei ci permette di lavorare attraverso la musica e il canto soprattutto, e lavorare sulla possibilità del recupero e dell'equilibrio neuropsichico delle persone. Fantastico. Allora, il secondo invece coadiuvatore e promotore della quarta edizione è un grandissimo attore, regista, signori, Dario D'Ambrosio. Dov'è Dario? Che con il suo teatro, signori, ha girato il mondo, si è esibito anche alle Nazioni Unite. Tra i suoi fan c'è Anthony Hopkins, il quale, pensate, che ha visto 4 repliche del suo spettacolo, quindi veramente in una tournée americana che è stata effettuata. E quindi ha dedicato tutta la sua vita al teatro patologico, permettendo a molti ragazzi con disabilità fisica di poter condurre una vita psicofisica abbastanza normale. Signori, Dario D'Ambrosio, un applauso. Grazie. Veramente di cuore da parte di tutti voi per quello che hai fatto. Il presidente del teatro patologico. Grazie, voglio ringraziare Antonio, tutti quelli che hanno organizzato questa manifestazione, ma ringraziare anche voi, e insieme a voi dire che in Italia non siamo secondi
a nessuno quando parliamo di disabilità, perché sapete benissimo che siamo stati il primo paese al mondo, grazie a Franco Basaglia, a chiudere i manicomi nel 1978, ma siamo i primi al mondo, grazie al teatro patologico, grazie proprio alla città di Roma, a fondare il primo corso universitario al mondo di teatro integrato dell'emozione rivolto ai ragazzi malati psichici e fisici. Siamo i primi, l'abbiamo presentato alle Nazioni Unite avendo un successo straordinario, e questo è una cosa veramente incredibile, è una cosa che ci fa orgogliosi a tutti noi italiani, non solo a me perché l'ho fondato grazie all'Università di Tor Vergata, ma a tutti noi italiani, perché se pensiamo che questi ragazzi che frequentano questo corso universitario in certi paesi dove io, visto con i miei occhi, Bulgaria, Iran, Turchia, Afghanistan, li tengono ancora sui letti di contenzione con le camicie di forza, noi gli stiamo dando un titolo di laurea come operatore teatrale. Siamo più avanti di 100 anni! Siamo più avanti di 100 anni, e l'ho gridato alle Nazioni Unite, l'ho gridato a Bruxelles, ho detto a voi, noi italiani potete farci tutte le critiche che volete, ma sulla disabilità noi siamo più avanti di voi di 100 anni, e questo è l'orgoglio, è da qua che iniziamo la rivoluzione, perché quando sta bene un ragazzo di loro stanno bene migliaia di famiglie, sta bene il papà, la mamma, i genitori, i zii, i nonni, il condominio, il quartiere. È da qui che si inizia la rivoluzione. Una società sana sarà una società ricca, una società malata non sarà mai una società che starà bene. Perciò voglio ringraziare a tutti voi di essere italiani e di essere insieme a me a portare avanti questo progetto che stanno copiando un po' da tutto il mondo. Sono venuti da Israele, dall'Argentina, dal Canada, da Cuba, e spero che in pochissimi anni si aprirà questo corso universitario rivolto ai ragazzi disabili psichici e fisici. Grazie a tutti e voi. Grazie, adesso per voi un riconoscimento a benemerenza per complimentarmi per quello che fate. Grazie mille. Hai degli occhi conturbanti. Degli occhi conturbanti. Allora, prego, puoi parlare lì. Consegniamo i diplomi del Premio Internazionale Books for Peace a Marta Bifano. Io vorrei sapere la postazione per le foto. Scusa. Prego. Pensate che la terza edizione abbiamo premiato, terza edizione di Books for Peace, premiato Dario e Marta, e sono loro che hanno ispirato e ci hanno dato gli elementi fondamentali per realizzare quest'anno la quarta edizione dedicata a loro, alla disabilità, e infatti questa quarta edizione si chiama Arte e Cultura Patologica, dedicata a loro due. Vorrei ricordare anche un altro coadiuvatore che è un grande campione, è Simone Perrotta, che non può essere qui con noi, però un grande applauso a quest'uomo che tra l'altro insegna ai giovani calciatori il divertimento del calcio e il fair play, veramente un grande uomo. Grazie. E allora adesso grazie Marta, grazie Dario, grazie. E allora adesso vorrei ricordare un altro coadiuvatore che in questa edizione per il premio internazionale nasce qui in quest'oggi in questa sala, che è Elena Maria Martini, a cui farei un applauso. E un altro coadiuvatore di questa edizione del neonato premio internazionale, una delle grandi voci di Radio 24, un grande giornalista, un grande fratello amico di Daniele, Dario Ricci, un applauso, il quale ha condiviso molti anni con lui scrivendo insieme molti libri. Se possibile vediamo il video, grazie. C'è un video di Dario che vuole salutare tutti noi, ringraziarci per aver realizzato la prima edizione del premio speciale Daniele Nardi. Grazie al contributo di Daniele e di Dario Ricci, e grazie soprattutto all'autorizzazione
la spinta e il coraggio che ci ha dato la moglie di Daniele Nardi, che dopo si era sul palco.